Noi in questi mesi abbiamo anche imparato a declinare il concetto di transizione ecologica, quindi abbiamo imparato che è una transizione ambientale, è una transizione energetica, anche digitale, culturale, burocratica, ma sicuramente deve essere necessariamente una transizione etica, che è basata su un concetto che è quello dell'equità intergenerazionale, e questo è l'obiettivo che deve porre tutte le istituzioni, ma anche i cittadini e le imprese a pensare proprio alle prossime generazioni, nelle nostre azioni che si stanno facendo. Quindi la transizione ecologica è questo percorso che porta anche al cambiamento degli stili di vita, a creare delle città che diventano dei veri e propri hub circolari, quindi un'economia che non è più lineare ma che diventa circolare, che è l'unica risposta che possiamo dare da qui in avanti, ad usare fonti rinnovabili, che è un punto imprescindibile dal quale non possiamo più tornare indietro. E ovviamente affiancando anche a un'agricoltura 4.0, quindi una smart farming, e questo tutto ciò si affianca alla digitalizzazione. Non è un caso che i perni principali del PNRR sono transizione ecologica e digitalizzazione, perché qui è grazie alla digitalizzazione, con il connubio con la transizione, che si può fare veramente questo percorso, questa roadmap. I parchi e le riserve naturali sono il nostro patrimonio più prezioso, no? Sono il capitale naturale e sono letteralmente il nostro ossigeno. Ovviamente ci sono tante azioni proprio per migliorare anche il benessere delle comunità, del cittadino, e queste azioni sono mirate anche a tutelare e valorizzare la nostra biodiversità. Quindi il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, serve proprio a questo, è uno strumento utilissimo che mette a disposizione delle risorse anche, soprattutto per la tutela della biodiversità. Tra queste ci sono 100 milioni di euro per la digitalizzazione, che questo vuol dire efficientare le nostre aree protette. E una bella fetta di risorse è data per la forestazione, 330 milioni, e questo vuol dire piantare più di 6 milioni di alberi. E questo servirà per sviluppare le foreste urbane e periurbane del nostro territorio, del nostro paese. Quest'estate abbiamo assistito ad incendi che hanno devastato il nostro patrimonio boschivo. Io stessa sono stata in Sardegna insieme al ministro Patuanelli e alla vice ministra Todde per ascoltare, per vedere i danni che poi sono stati fatti, ma in realtà poi è stata colpita la Calabria, la Puglia, la Sicilia, l'Abruzzo, le Marche. Quindi veramente siamo stati fortemente colpiti. Dopo gli incendi, le emergenze quali sono? Alluvioni e rischio idrogeologico, purtroppo, e quindi è sempre stato così. Qui abbiamo bisogno di una visione anche qui nuova, a 360 gradi, che comprenda diversi punti, diverse aree. E una risposta immediata che abbiamo dato è stato il decreto incendi, che quindi con il decreto, tra i vari aspetti che sono stati toccati, viene rivista la legge 353 del 2000, che è stata la legge proprio sugli incendi, e qui vengono aumentate le sanzioni. E poi viene affiancata il problema degli incendi è la prevenzione e il monitoraggio, e anche qui la tecnologia ci viene in aiuto, e quindi il decreto incendi è una risposta concreta e pragmatica anche nei confronti di tutte le imprese, di tutti i cittadini che hanno perso una casa, hanno perso il loro raccolto, il loro terreno. E secondo me anche qui una visione d'insieme che può avere dal punto di vista, ad esempio, dell'agricoltore, che diventa il custode del territorio, perché è lui che si deve occupare del proprio territorio e diventa centrale in questo concetto di monitoraggio e di prevenzione.